Eccoci qua, Mini Radio Web al nuovo Cinema Palazzo, dove verrà proiettato finalmente il film in cui Simone Avincola e il nostro grande Alparone, detto anche Argenio, proietteranno questa sera questo meraviglioso film su Stefano Rosso, ma non solo, perché poi ci sarà anche... Vieni qua, dove vai? Stavo scappando, stavo facendo poi. Sì, lo so. E sono ragazzi, ci vuole pazienza. Vieni che ci sei di mezzo anche tu, tocca anche a te, buonasera. Allora, cominciamo. Simone, presentaci questa straordinaria formazione, ciancicando, va bene. Ti ringrazio perché questo ce l'hai offerto tu, quindi insomma... Ti ringrazio, la formazione è composta da Edoardo Pedretti alle tastiere della fisarmonica, agli arrangiamenti. Presenti. E come ti trovi con Simone? Ma bene, da sempre, suoniamo insieme da tantissimo tempo, quindi è una bella esperienza. È ormai un amico consolidato. Ormai è un amico consolidato e ci siamo trovati da subito anche con Matteo, quindi insomma il nucleo è ben strutturato, insomma. Ci hai provato a smettere di fumare? Mai, per il momento no. E quando ci proverai? Presto, perché non si può andare avanti così. Anche perché le tastiere si rovinano poi. Le tastiere si rovinano, poi le dita si ingialliscono e funzionano sempre di meno, quindi. Poi abbiamo... Poi abbiamo il genio assoluto, come tu già avevi detto, no? In un'altra intervista, che è Matteo Alparone, che oltre a essere il bassista del gruppo è colui che ha fatto il montaggio, per cui la parte tecnica del film Stefano Rosso l'ultimo romano è lui, eccolo, è lui. Senti, ma Alparone è il nome vero o un nome d'arte? No, il cognome. Vero. Vabbè, perché potrebbe essere Alparone, no? È vero, no. Ma di provenienza regionale? Roma, forse Veneto, da lontano, vedi? C'è la patente. Vediamo. Sì, ecco il documento. Sul video abbiamo il documento e riusciamo a... È vero, è lui. Ha ragione. Senti, ma com'è nata in te la passione per tutte queste cose? Cioè, musica, video, audio, cose... Ma no, è sempre stata una necessità di fare qualcosa, quindi non è che è nata da prima. Quando c'era una malattia da piccolo, hai battuto la testa dal seggiolone. Sì. E con questo lavoro? Niente. Sei diventato ricchissimo. Sì, assolutamente, proprio un miliardo. Infatti vedi la giacca, questo, 10.000 euro, questo, Armani. Allora... Questo film, come alla fine poi è diventato un film, da cosa è nato? È nato, allora, innanzitutto noi nel 2009 abbiamo avuto il piacere di vincere il premio Stefano Rosso e quindi quella è stata l'opportunità sicuramente per conoscere molti amici, molti artisti che hanno conosciuto e che mi hanno voluto bene, insomma, Stefano, per cui da lì, diciamo, quella è stata l'opportunità per cominciare a pensare di realizzare un film dedicato a Stefano, che noi volevamo fare questa cosa veramente col cuore, perché ci sembrava ingiusto il fatto che Stefano è stato dimenticato, no? sia in vita che dopo la sua scomparsa, per cui volevamo dare un nostro piccolo e umile contributo per far sì che Stefano riesca a riemergere in qualche modo. Quello che poi è successo con Rino Gaetano, no? Perché comunque Rino Gaetano fino a 10-15 anni fa non era, diciamo, non godeva della stessa notorietà tra quale goda adesso. Per cui noi speriamo di aver fatto il primo passo verso la riscoperta su Stefano. Diciamo che Gaetano è stato riscoperto da quando il Monte dei Paschi ha preso il cielo sempre più blu come musica. Ah beh, no, è vero, vedi, questo non lo sapevo, è vero, non mi ricordavo. E quindi adesso dobbiamo costringere qualche pubblicità a prendere un pezzo di Stefano Rosso, così. C'è una banca qua davanti, magari possiamo tentare, non lo so, è pieno di banche. Popolare di Sondrio, no, ci vorrebbe una banca di Roma magari. Poi mettici il sito sotto, insomma, pressione il sito www.bancadesondrio.it, mi raccomando. E... a questo punto il montaggio, so che il film è durato tantissimo, la lavorazione è stata lunghissima. Lunga è stata la raccolta del materiale, poi in realtà abbiamo fatto tutto insieme, questo montaggio di materiale preso da 1000 telecamere diverse, 1000 registratori, abbiamo messo tutto insieme. Okay.
Come hai fatto a unificare i mezzi, i linguaggi, le cose? Niente, abbiamo scelto dei fili conduttori, dei percorsi appunto non cronologici, non assolutamente a sezioni, sì, a leggermente a sezioni, diciamo, sulle varie parti della vita di Stefano, però in generale è stato tutto, da una frase ne nasceva un'altra, tutto conseguenziale, insomma, è nato da sé, con tutte le cose del materiale che avevamo. Senti, le altre proiezioni, cosa è successo? Come sono andate le proiezioni precedenti? Perché questa non è la prima. Questa è la terza, no, sono andate molto bene, abbiamo fatto una al Collatino Underground e poi invece la primissima all'Asino che Vola, che è un locale, insomma, che conosci, che è un bellissimo locale di Roma, che fa delle bellissime iniziative. Là è stato bellissimo, a parte che si è riempito il locale, insomma, comunque. Infatti, mi hanno detto, non ci aspettavamo tutta quella gente. Non ci aspettavamo, e poi soprattutto il piacere è stato scoprire che molte persone venivano da fuori Roma. Perché molte persone sono venute da fuori Roma, si sono pagate l'hotel, l'albergo, quello che è, l'ostello, insomma, per venire a vedere il film, un'ora di film. E questo veramente ci ha dato veramente gioia. E anche insomma speranza, appunto, che Stefano possa essere riscoperto come merita. Senta, Vincenzo viene stasera? Vincenzo chi? Mollica. Non lo so. No, non l'ho sentito. Tommaso? Tommaso gli ho mandato un SMS, ma non mi ha fatto sapere. Mo vediamo un attimo, perché sennò io vado a portare sotto in redazione. Dico, questo è il DVD. Oh, però questo film sarà in streaming? Questo, sì, questo è importante. Il film lo metteremo in internet, sarà visibile gratuitamente da tutti verso metà aprile. Sul mio sito, che è simonevincola.it, e da lì si potrà vedere gratuitamente, grazie ovviamente alla parte tecnica che è Matteo Alparone, che, insomma, quindi se ritarda è colpa sua, scrivete a lui, poi tu metterai in sovrappressione la sua email, no? Qui sotto anche il telefono chiamato è colpa sua se il film ritarda, se no, ma anche l'indirizzo, così vanno a trocca. L'indirizzo vabbè, non si può dire, l'indirizzo è Ari, che questo è importante, 9. Sì. Si vede a scatti e non si sente numero di cellulare, a tutte le ore si può chiamare. Senti, tu alle altre proiezioni ci sei stato? Sì, alle altre due, sì. È stato emozionante. Sì, bello, soprattutto la prima, che era la prima volta appunto che abbiamo fatto vedere. Ci sono stati applausi, sì, ovazioni. Sì. Applausi doppi, perché c'è pure un finto finale. Avrò svelato tutto. Vi hanno portato in trionfo, no? No, però è stato bello. Sì, e tu ovviamente segui questi ragazzi con molta pazienza, un po' come un badante, no? Beh, per certi versi, in alcune situazioni è stato così, però lo dico scherzosamente, insomma, abbiamo sempre lavorato alla pari, chi poteva offrire quello che aveva l'ha fatto, insomma, al servizio della parte artistica in generale. So bravi ragazzi, un po' scapestrati, ma sono bravi ragazzi. Sì, però ce l'ho pazienza. E tu ce n'hai tante? No, me ne sono accorto sull'altro concerto, sì. Bene, allora a questo punto tu dovrai fare il sound check, anche perché dopo la produzione del film ci sarà un concerto. Ma si magna? Non lo so, tu ci hai portato i cioccolatini, ma sono già finiti, guarda, già non hai fatto in tempo che già sono finiti tutti qua, e quindi non lo so, cioè, ma si magna? Non lo so, si magna? Ma io poi mangio poco, non è, ma vedi che non è che... Ti basta una birra? E basta questo, già sto a posto una settimana, insomma, non è che... Tu invece magari una pizza. No, è una pizza, me la faccio. Qua dietro c'è pure il kebab. Esatto. Che... Sì. Dopo famo un salto al kebab, va bene. Allora, vai col soundcheck e magari dopo se becchiamo. Va bene, io ti ringrazio come sempre, lo sai che sono sincero e ti ringrazio veramente di cuore. No, però aspetta, allora c'è da fare una parente. Cosa? Allora, c'è stato chi mi ha detto, ma perché a Emiliano Martino e a Simona Vincola tanti video e agli altri uno solo? Ha detto, vabbè, Mini Radio Web c'ha due figliocci, Emiliano Martino e Simona Vincola. Che caso vuoi? È così. Ebbene sì, e noi ne siamo poi orgogliosi. E poi sono grillini. E poi, sì, noi siamo orgogliosi, come direbbe il nostro amico Frick Antoni, anche un po' orgoglioni. Allora, va bene così. A presto, ciao. A presto, grazie. Ciao.